Ciao, long time no see, scusate. Allora, io ci faccio questo video perché io tipo lo writer's block in inglese, no? Facendo YouTube, no? Ho avuto un po' di blocco, no? Quindi ho fatto un po' di video, ma non mi convinceva, quindi ho montato, registrato video, quindi ho fatto. Ripetuto questa cosa tantissimo, però sai, per rompere questo blocco io faccio questo video. Non so se spero che vada bene questa volta. Ah, allora, anzitutto io volevo condividere questo, che ho comprato questo Vivi Verde Coop, non Brita. Avevo letto altro consumo, mi diceva che su qualità prezzo ottima, quindi ho comprato questo, tipo 19,90. Allora, cosa mi racconti? Ancora, nonostante questi tanti bravissimi YouTuber, io vedo ancora la gente fanno mille errori, anche incluso me. C'è una signora accanto a me in metro, faceva così, no? Pardon, colore molto dark, molto scuro, no? Prima di tutto, questo non è tanto carino da vedere, no? No, veramente il pubblico non è tanto carino. Veramente io ho preso sempre questo fare queste cose nascoste. Al massimo rossetto, veramente se io faccio finta di non guardare tipo cellulare, no? Guardando il cellulare, in realtà sto guardando specchio, no? Di faccio questo massimo, comunque non è tanto carino. E poi il suo modo di applicare. Fard, che secondo me è veramente fuori moda, no? Quello lì fa tipo quando fate contouring, no? Qua. Però tanti make-up artist fanno così, no? Così. Poi sempre top, top, top. E poi come se fosse quello di un bambino, semplicemente. Delicatamente, dolcemente. Adesso ho tendenza a fare un pochino alto, no? Però comunque sempre dipende dal tuo. Ho viso, quindi dovete trovare voi, no? Di fare un pochino più alto, sempre più giovane. Questo è un trucco, dovete fare. Comunque, spero che dopo questo video, anche se io non ho una mega visualizzazione, comunque qualcuno vedete questa cosa e se la tua amica sbaglia veramente, dite, please, sharing sexy. Un'altra cosa io vedo spesso era di eyeliner, non so come si dice in italiano. Voi avete occhi enormi, no? In paragone ai nostri, no? Però io, maggior parte di gente, no? Qua, occhi, no? Finisce sempre eyeliner qua, e poi sempre la stessa, non so, spessore, no? Quindi sembra, boh, sembra un illustre, illustre, sembra un illustre, no? Non è un bel occhio, no? Quindi io vi consiglio di uscire come ho fatto io, un pochino più fuori e poi veramente a pelo, poco poco, verso alto, no? Un pochino. Ho usato questo colore per farvi vedere, no? Meglio, no? Comunque non voglio fare neanche close, primo piano. Quindi, non so, avete notato, qua ho fatto, qua. Io ho finito qua e poi anche proviamo anche qua. In Asia noi vogliamo gli occhi lunghi, sono belli, noi consideriamo molto belli perché sembrano più freschi, no? Oppure profondi, oppure se sembra più, non so, noi diciamo più atmosfera, no? Quindi quando facciamo eye makeup noi cerchiamo di allungare il possibile, no? Dare profondità come l'ago, no? Quindi io vi consiglio di uscire un pochino a pelo, pelo, veramente a pelo fuori. Un'altra colore, no? Di ombretto. Mamma mia, siamo a ottobre. Ancora adesso, a settembre ho visto una signora che qua blu scuro, no? E poi qua rosa, e poi rossetto. Mamma mia, questo veramente sembrava, come si dice quello?
Io penso che, sai, dopo certa età, anche giovane uguale, no? Dopo certa età, sempre fare sempre make-up, non sbagliare il make-up, sempre stare in tono, no? Cromia, no? Avere un cromia del colore sul tuo viso, no? Se tu hai usato qua un pochino brown, o anche qua stare un po', non so, sempre colore un po' corallo, un po' rosa, no? Un po' più o meno così, non qua, non so, verde, qua rosso, no? Non è mica Natale, no? E poi anche adesso autunno, autunno sempre più bella, elegante, la donna e make-up un po' brownish, in Corea almeno, brownish oppure quello che è di moda è quello rosa secco, autumn rose che ho preso in Corea di Mamoud. Questo tipo di colore adesso va molto di moda come rossetto, no? Quindi se tu, prima io uso come rossetto e poi avanzo io metto qua, no? Secondo me questo è di tendenza di make-up di adesso. Come mai ne hai comprati così tanti? Ho visto recensioni molto buone, costano poco, tipo 6,50 ognuno. Questo si può fare solo in Corea, no? Questa qualità, questo prezzo. Di solito io usavo Goody NARS, secondo Dolce Vita. Uso tanto per autunno, è perfetto questo colore. Quando tu metti impermeabile di Burberry, questo colore sta da Dio, no? Si sposa, marriage, è bellissimo. Però questo tipo intorno a 25 euro, no? È molto matte. Questo è matte ma molto cremoso. Vi faccio vedere. Questo è il colore di Velvet Red che ha avuto grande successo, di quasi sold out. Quindi la mia amica ha dovuto andare dal negozio fisico. Guarda, molto cremoso. Ho chiesto perché quattro colori, perché non ho mai provato dal vivo. Vi consiglio sempre di provare dal vivo. Però non c'è bisogno di buttare via niente, perché se tu non va bene questo colore, per esempio, io sempre faccio un mix, mescolo, così tu potete trovare il colore che volete, no? Quindi per esempio questo fuori mi faccio, se tu metti qualcosa più profondo, no, scuro qua, e diventa più colore autunno. Guardate, molto cremoso. E poi se ancora volete aggiungere profondità, io sempre vi consiglio di mettere qualcosa più scuro dentro interno, interno della labbra, no? Anch'io ho messo qua io ho fatto un bel mix di tipo questi tre, no? E quindi io quando faccio un rossetto, metto un rossetto veramente io nel mio è come si dice, beauty, porto almeno 3-4 rossetto. Qua io dobbiamo togliere, io volevo farvi conoscere questo prodotto che ho conosciuto durante Colonna Sana, no? Hanno regalato davanti all'ingresso, no? Quindi questo è simpatico perché è italiano, brevettato. Questo è latte, come si dice, Cotton Plus, contiene latte detersivo che si attiva con acqua, no? A me piace questo tipo di idea innovativa. Questo come si fa? C'è già latte detersivo, no? Mi sa che questo hanno usato colorante, io penso che devo usare questo altro. Metti un po' di acqua, così. E poi qua togliamo. Non so questo quanto costa al pubblico, no? Perché se non costa tanto, why not? Guardate, no? Dipende da quanto costa e poi qua ingredienti non sembra male, solo che mi dà fastidio tipo colorante, tre colorante e poi profumo, no, a parte questo è simpatico, quindi why not, come al solito. Spero che questo è tutto.